A 20 giorni dal lancio del servizio facciamo il punto della situazione. Allora, la rete Wi-Fi sul mare è stata lanciata giusto il 1° di luglio e ad oggi abbiamo circa 2400 iscritti, di cui un buon 75% risultano essere massesi, il restante 25% si divide tra un 20% di turisti italiani e un 5% di stranieri. Un dato decisamente interessante che abbiamo è l'utilizzo sulle fasce di età, che abbiamo circa un 55% di ragazzi sotto i 21 anni, un buon 24% della fascia media tra i 21 e i 40 anni. È anche qui un dato interessante: sopra i 40 anni abbiamo un utilizzo del quasi 20% di questo servizio, a testimonianza, diciamo così, che l'utilizzo del wifi ormai prende tutti i livelli di età, e crediamo che questa, diciamo, questo tipo di tecnologia stia dando veramente una possibilità nuova agli utenti sulla spiaggia. Estenderete il servizio anche in città? Certamente, finita, diciamo così, la stagione turistica, inizieremo a lavorare sulla città per poter portare, speriamo, nelle principali piazze massesi un servizio simile a questo, in modo tale da offrire anche in città un servizio simile a quello che stiamo attualmente offrendo sulla spiaggia. E quando collegherete invece la fibra ottica? Ecco, sì, la fibra ottica contiamo di entro fine mese di poter, diciamo così, attivare la fibra ottica, in modo tale da poter aumentare al massimo il livello del servizio, che raggiungerà una qualità decisamente alta, con una capacità di banda, insomma, notevole. I clienti hanno gradito il servizio che state offrendo? Allora sì, i clienti hanno gradito non solo il servizio, stiamo vedendo che effettivamente più fasce d'età stanno usufruendo del servizio stesso. Siamo contenti che questo avvenga, sia come gestori di stabilimenti balneari. Ricordo che sono 50 gli stabilimenti balneari che hanno appunto aderito all'iniziativa, e gli hotspot sulla costa sono appunto lo stesso numero, coprendo effettivamente i 7,5 km di costa massese. I clienti stanno riconoscendo in maniera positiva la gratuità del servizio. E ricordiamo ancora che il wifi sulla costa Puana è totalmente gratuito a tutti, cittadini e turisti che siano. Un servizio che viene dato da Riviera Puana Associazione e insieme alla Brain Box, con una collaborazione stretta. E nulla, anche l'Info Point che c'è stato a Marina di Massa il 15, il 16 e il 17 di luglio, serale, ha portato parecchie persone a passare, a conoscere appunto il servizio. Abbiamo fatto un punto di informazione costante, abbiamo configurato già sul posto diverse apparecchiature. E da lì, insomma, stiamo vedendo, sia tramite il gruppo Facebook e tramite la risposta stessa che Orofino ha dato poco fa, e i dati stessi, che è in continuamento la risposta dei clienti.